Solamente questa cosa. A voi sarà capitato varie volte nella vostra vita di non sentirvi all'altezza, di non sentirvi, no? Anche per il fatto che siete caduti qualche volta, di dire magari io non valgo abbastanza. Ricordatevi una cosa dell'essere umano, che ognuno di noi che nasce è unico e irripetibile. C'è un DNA che non si ripeterà mai. Ognuno di voi è unico nella storia dell'universo, nella storia dell'umanità. C'è qualcosa di straordinario in questo, dovete ricordarvelo, ok? Perché questo è quello che fa la grandezza delle persone, la loro capacità di cadere e di rialzarsi, di essere persone che ieri avevano fallito e che oggi hanno qualcosa da insegnare agli altri. Quello che voi state facendo è un percorso doloroso, un percorso complesso, difficile, però vi può trasformare in persone che hanno qualcosa da insegnare agli altri. E questo fa la differenza, ve lo dovete ricordare. Ve lo dovete ricordare, si può cadere e si è caduti, ma questo non diminuisce il nostro valore è determinato da come sappiamo reagire alle cose brutte che ci succedono nella vita. Ma ognuno di voi è unico, non ce ne sarà mai più un altro, e questo è incredibile. Per cui dovete fare leva su quello che voi siete, non su quello che gli altri hanno pensato di voi, non sulle cose che sono successe, non su voi, perché ce n'è uno solo. E cavolo, è unico, eh. Brava! Bocca al lupo, ragazzi, un bocca al lupo davvero. E grazie a Giampaolo, a tutti gli operatori, grazie a tutti i carabinieri che sono qui oggi, insomma, per il lavoro straordinario che fanno. Gli facciamo un grande applauso. A nome di tutti mi permetto di dirti, Presidente, sei unica. Ti voglio bene. Grande Giorgio! Come ognuno di voi, siamo tutti unici, è questo il tema, siamo tutti unici.